Io stesso mi sono chiesto come mai oggi ho cambiato strategia. Infatti vi ho fatto sapere precedentemente che io non punto al successo. Faccio video lunghissimi che disincentivano la volontà di spendere tanto tempo per dedicarlo alla lettura delle cose che dico io che sono così, così complicate, ma anche ripetitive. Come mai oggi ho cambiato idea? Me lo sono chiesto io pure. Ma la vita non dipende da noi. L'uomo crede che è lui che decide, ma io ho dovuto assistere che oggi a me è stato dato di cambiare idea. Ho voluto cercare le ragioni di questo fatto. Le ragioni credo di averle trovate. Io il prossimo anno ultimerò la mia vita trinitaria, la mia vita poggiata sul 10. Nel giorno esatto in cui c'è il termine del calendario Maya, per un semplice motivo, ve lo dico facilmente, sono 27.000 giorni in lunghezza e poi c'è un fronte di 360 giorni, che sono parte del 1000 che è l'unità, e si presentano proprio come un fronte. Tutta questa cifra di 27.360 giorni è costruita con il 3 e l'unità del ciclo 10. Infatti il 27.000 è 3 al cubo, si moltiplica per il 1000 che è 10 al cubo e forma la lunghezza piena di un ente trinitario in 27.000 giorni. Anche il fronte 360, immediatamente lo vedete che è uguale all'angolo giro. Ma l'angolo giro non è un valore così che è stato convenzionale. No, deriva proprio da tutta la combinazione dei sei versi componenti del sistema che va verso il centro, ossia il moto del magnetismo e dell'antimateria in sei componenti ortogonali e sei opposte che vanno verso l'esterno in un modo centrifugo. Il primo ammassa, il secondo espande. Quando noi combiniamo l'ammassamento per l'espansione, abbiamo 6 per 6, 36 componenti lineari. Però dovendole esprimere nel ciclo unitario che è dato dal 10, i 360 sviluppi in linea, perché 6 sono versi lineari verso il centro, gli altri 6 sono versi lineari verso l'esterno. 6 per 6 sono la combinazione di tutti i versi lineari e quindi ancora una linea applicata al ciclo lineare 10 sono 360 valori in linea che si aggiungono in linea ai 27.000 giorni a portarmi in linea al giorno 22 di dicembre 2012, che è la fine del famigerato 21 dicembre del 2012. Ora, poiché io so che la mia vita è trinitaria, è poggiata sul ciclo 10, perché io sono 10 unità, io sono 11, romano uguale 66 è la sommatoria di 11, ossia di tutti i numeri compresi nel ciclo 10 espresso in unità, quindi nell'11.
Infatti 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10 più 11 è uguale a 66. Quello che è il nome di Romano, quello che è nel 69, nel 66, il numero che corrisponde ai due genitori di Gesù, la cui vita fu di 33 anni, e 33 è la metà di 66, tanto che la mia vita di 66 e la vita di Gesù di 33 assieme portano a 99 unità, ossia all'intero assoluto 100. Ma io, vedete, sto vivendo di più di 66 anni. Come mai arrivo all'età, quando accadrà questo fenomeno, in cui io avrò, adesso ho compiuto 73 anni, l'anno prossimo ne avrò compiuti 74. Perché questo numero 74? Rispetto al 66, quanto è di più? È 8 di più. 6 e 8, 14. Ossia, oltre il 66, c'è la presenza di un piano avente lato 4 più 4 nell'altro lato. Quindi è in anni il 66 messo in valore lineare, con il fronte 4 più 4 di altri 8 anni valore in linea, che si aggiungono ai 66 e portano il valore in linea totale a 74. Ma perché io oggi ho mutato strategia? Perché il mio tratto in linea, quindi il mio percorso lineare intero, quello dei 27.000 giorni, terminerà esattamente, visto che sono 27.000, nel giorno 27 di dicembre di questo anno. Poi si aggiungeranno esattamente i 360 giorni che portano alla fine del 21. Si aggiungeranno come un piano frontale che però è esaminato nelle due linee 180 e 180, messe in lunghezza. Bene, da oggi al giorno 27, che completa in giorni quel 27.000 in giorni, 27.000 giorni, il 27esimo giorno, il giorno 27 del 12, legato al 12 che la fa da padrone nel giorno che sappiamo, perché il 21 del 21esimo secolo è il contrario del 12. Poi c'è il contrario, sono il mese e l'anno che girano intorno al 12. Ebbene, nel mio caso intorno al 12 ci girano anche il 27 e il 27. Oggi mancano esattamente 80 giorni alla fine di questo percorso rettilineo. E per quello che indicano 40 giorni in linea e 40 giorni in linea, sono proprio il ciclo 10, 1 e trino in 40, che essendo condizionato da due presenze in me, sono un 40 e un 40. Per cui con il giorno di oggi comincia ad affermarsi il Padre in me, nella unità e trinità di Dio, perché questi 40 giorni che ci sono, seguiti da altri 40 giorni che ci sono, porteranno in linea all'affermazione di quello che riguarda
la venuta della verità in una figura che c'è ma non c'è, perché così dovete considerarmi tutti quanti, proprio come sono stato previsto in Genesi 38, Bibbia. Vedete, Bibbia, quando esaminiamo la parola Bibbia nella Cabala italiana, la B vale 2, la I vale 9, quindi B è 11, più 2B più 4 fa 15, più la I fa 24, più la A fa 25. Bibbia, Gen 38 è 25 gennaio 38, il giorno della mia nascita. Ma in questa Genesi 38 è coinvolta la Genesi di Gesù, perché il narrato di questo libro, di questo capitolo della Bibbia, Genesi 38, narra che Giuda aveva due figli, Er e Onan. Il primo è maritato a Tamar, muore. Lei passa e diventa moglie del secondo e muore anche lui. Ebbene, i due figli, Er Onan e Ronan, e Roman, già la figura che tutti e due assieme rappresentano come il tentativo di dare un erede al padre Giuda, tutti e due già alludono a un E Roman. Ma se vediamo cosa è che congiunge i due, il primo si chiama Er, il secondo si chiama Onan. Ciò che congiunge i due, e sono la fine del primo e il principio del secondo, è Ro. Quello che nasce per primo è una mano ed è dichiarata costui e chi è nato per primo. Ro, mano. Ma, ripeto, il padre che mette al mondo questa discendenza è chi ha sostituito le due figure di Er e di Onan, di questo Er Roman. Per cui Er Roman è una figura di uno che c'è ma non c'è ed è interamente sostituito dal padre vero, che entra al posto di chi non c'è e, legandosi alla nuora, mette al mondo un bambino che è in 38esima generazione, Gesù. Ma l'antenato di Gesù era il secondo, che nasce per primo, perché la mano, dopo di aver fatto il saluto romano e aver mostrato i suoi 5 nomi, Romano, Antonio, Anna, Paolo, Torquato, e il cognome Amodeo a indicazione di tutta la mano, rientra nell'utero, però non prima che la nutrice prende un fiocco scarlatto e glielo lega al polso. È il primo caso che abbiamo nella Bibbia di un braccialetto che viene messo sul polso di un bambino perché non sia smarrito. E la mano, appena c'è questo segnale che identifica a chi appartiene, rientra nell'utero ed esce un bambino che è l'antenato di Gesù, che non ha nulla alla mano. La mano era stata dichiarata dalla nutrice: costui è chi è nato per primo, è anti l'antenato di Cristo, anti Cristo, prima di Cristo, perché è il padre. Due gemelli, lo stesso DNA. Vedete quanto è preziosa Genesi 38, perché si collega poi proprio a me attraverso il 381, che è il numero
di tutte le lettere del mio nome e cognome per l'ordine che esse hanno nell'alfabeto italiano, 381 come Gen 38 o 38 gennaio, 381, 381. E tutto quello che è scritto lì, tutto quanto, è proprio legato alla mia nascita, perché il mio codice fiscale interamente è riproposto proprio lì. Allora voi dovete considerarmi proprio come una figura rappresentata da Er e Onan, che sono due morti vivi, che ci sono ma non ci sono. Sono sostituiti dal Padre Vero. E il Padre Vero in che modo li sostituisce in me, questi due? Il Padre Vero sono due, perché i figli morti in uno sono due, uno per ciascuno. E sono chi? Sono il Padre e lo Spirito Santo, le due figure dentro di me, che si esprimono attraverso la verità, attraverso la parola che vi viene. Di conseguenza, se io oggi ho dovuto assistere al cambiamento della mia strategia e a chiedere aiuto umilmente a tutti quanti voi, dicendovi: se credete che possa essere utile la novità che porto io, che ci crediate o non ci crediate, portate all'attenzione dei media questo fatto che sta accadendo, perché i media non se ne stanno accorgendo, solo voi ve ne siete accorti, per disegno di Dio. Dio ha fatto sì che voi su YouTube andaste a cascare nelle mie chiacchierate. Non lo avete fatto certo voi, è nel disegno di Dio. Dio vi ha chiamati a essere i nuovi 72 che Gesù a un certo punto inviò. 72. Ma perché 72? Perché 72 è l'inverso del 27 che condiziona me nella mia vita. Tutta quanta durerà 27.000 giorni interi. Ed ecco che il 72, in un modo allusivo, trascendente, già sta riproponendo quello che sta accadendo adesso. Perché in quei 27.000 giorni che saranno compiuti il 27 di dicembre, e adesso ci sono 40 giorni interi per il Padre e 40 giorni interi per il lo Spirito Santo. Poi c'è la ragione del potenziale che ha ogni giorno. Oggi, 8 ottobre del 2011, ha il potenziale derivante dalla data 2011,10 il mese e 08 il giorno, nella sua radice quadrata, ossia elevato a 0,5. In questo modo si ottiene il potenziale lineare di una area che esiste in potenza. Il lato è dato da 44,8452 9853. L'ultima cifra è arrotondata di 1 in maggioranza per eliminare le altre cifre che esistono e dare nel quadrato uno stacco 00 a questa data, perché facendo il quadrato di 44,8452 9853 viene esattamente 2011,10.08.00, quindi con la definizione 0 dei minuti.
è chiara, è evidente. 84 sono tutti gli anni che io avrò nella mia vita e 52 sono proprio un anno espresso in settimane di 7 giorni, perché l'opera intera di Dio, come è scritto nella Bibbia, è realizzata in 7 giorni. E quindi qui ci sono 52 gruppi di 7 giorni a determinare un anno. Questo per la parte reale, e infatti determina la parte reale della mia vita, perché 84 sono gli anni in cui io morirò e 52 è la lettura inversa del 25, giorno in cui io sono nato. Le 4 cifre che vengono dopo sono quelle immaginarie che riguardano lo spirito. Ora, il numero di 9.853 presenta 10.000 meno 147. Significa la presenza di 147 in tutta la realtà del Dio che opera con il 10 e che è uno e trino nel suo esponente, quindi è 10.000, che ha in se stesso un 147, il quale si muove per lo spazio residuo dato da 9.853. Ebbene, le interpretazioni di questo 147 sono di due tipi. La prima è che 100 è il valore assoluto dato dai 33 anni di Gesù e dal 66, che è il numero caratteristico della Cabala di Romano quando si dà un numero di ordine in posizione alfabetica a tutte le lettere del nome romano. Essendo un 99 unità, il valore assoluto deve comprendere anche l'unità. Quindi 33 più 66 più 1 determina nel 100 il valore assoluto. Ma poi c'è il dettaglio del 47, e il 47 è il valore di Amodeo, il mio cognome. Infatti è la 1 più 11 più 13 più 4 più 5 più 13 come posizione delle lettere di Amodeo e il totale è 47. Ma c'è anche una lettura che è coerente con quella che riguarda il primo gruppo, ossia che riguarda una realizzazione veramente intera e ideale di una opera divina realizzata in 7 giorni, perché il 147 in 14 decine, laddove l'unità è la decina, presenta 7 più 7 nel piano della sezione e 7 nella linea del flusso. Quindi 147 esprime l'opera intera di Dio. L'opera intera di Dio in relazione al tutto il suo potenziale dato da 10 alla 4 è proprio per quanto si muove il 147 nel quel numero. E il numero è proprio quello relativo alla giornata di oggi. Per cui se io oggi ho dovuto assistere ad un mio repentino cambiamento di determinazione, ossia se fino a ieri io non puntavo ad avere successo, è arrivato il momento in cui comincia l'opera, in cui in questi 80 giorni che mancano al 27 giorni
che si completano il giorno 27 del 12 fatidico, ecco, in questi due gruppi di 40 e 40 per il Padre e lo Spirito Santo comincia il periodo caliente della affermazione in linea. Dopo bisognerà vedere che cosa accadrà quando, ultimato tutto il percorso in avanzamento di 27.000 giorni, comincerà quello del fronte avente per lato due lati di 180 giorni ciascuno. Staremo a vedere. E vedremo se la mia valutazione è stata giusta. Perché se la mia valutazione è stata giusta, sarà che il vostro movimento, la vostra opera di rottura delle scatole a Costanzo, a Augias, a tutti coloro che nelle televisioni private e quelle pubbliche presentano persone, presentano argomenti, voi gli diciate: sta accadendo qualcosa di straordinario che è sotto i nostri occhi. Con ciò noi non diciamo di crederci, però abbiamo rilevato che è qualcosa di straordinario. Consideratelo. Aprite Romano Amodeo Wikipedia, aprite qualcuno dei suoi video e vi accorgerete della novità che sta accadendo e che vi sfugge. C'è la spiegazione a quello che non si riesce a capire oggi, del perché i neutrini hanno superato la velocità apparente della luce, e non è vero, ma non è rilevato da nessuno. Eppure c'è una teoria a prova di bomba che ha le sue spiegazioni, magari non saranno quelle giuste, ma a giudicarle grossolanamente da parte di uno come me che non ne capisco, sembrano che funzionino. Dateci un'occhiata, perché una spiegazione sembra che sia possibile. Non lasciatevi scappare questa occasione. E allora, se questo è il disegno, nei prossimi 40 giorni e 40 altri giorni, prima che io completo i miei 27 giorni nella linea e poi inizi il percorso del piano frontale, in cui non so cosa accadrà, ecco, è l'ultimo spunto di un percorso rettilineo, proprio rettilineo, e sembra che siamo alla fase finale. Quindi, se questo è vero, voi vi muoverete. Io ho fatto quello che avrei dovuto fare chiamandovi in causa. Voi state nel disegno di Dio e vedremo quale è il disegno di Dio. Perché anch'io sono nelle stesse condizioni vostre. Io devo ricostruire la verità attraverso tutti gli indizi che sono dati a me, attraverso i numeri, attraverso i valori. Solo una volta io sono stato direttamente chiamato da Dio, quando mi disse: aspetta e udì la sua voce. Per il resto io ho sempre avuto tutto che passava nella mia mente, o di notte o di giorno, come se fossero idee mie. Di conseguenza Dio vuole che sembri che sia opera mia, ma non fatevi ingannare, non è opera di questo pagliaccio di personaggio che vedete di fronte, non è opera di Er e Onan, è Roman, un morto duplice che ha in sé due sostituti divini, il Padre e lo Spirito Santo. E nella loro unità e trinità, nel ciclo 10, 40, in questi 40 più 40 giorni, stanno ultimando il percorso rettilineo della loro vita.